commentiamo questa sconfitta? Ma commentiamo la sconfitta, che intanto le Fiamme Oro complimenti, avevano già dimostrato a Padova e col Viadana che erano competitive, che stanno tornando competitive, hanno basato questa vittoria su una grossa difesa, su qualche calcio in mischia e drive e una giocata fatta bene, sono cose che succedono, noi dobbiamo stare tranquilli, testa sulle spalle, continuare a lavorare duro, ok? E imparare da queste sconfitte qua. Adesso ci aspetta una settimana di recupero e poi abbiamo Calvisano. Ecco, dal punto di vista tattico ho visto che avete cercato questi calcetti, no? Per andare dietro le loro spalle, e come mai questa scelta tecnica? Ma perché loro hanno una prima linea di difesa importante, hanno un loro estremo che anticipa molto, quindi c'era spazio dietro. Secondo me non l'abbiamo fatto abbastanza rispetto a quello che dovevamo fare, e loro l'hanno fatto una volta e hanno segnato, quindi bravi a loro e niente da dire. Penso che ormai da queste partite fino alla fine si giocheranno tutte su dettagli e dobbiamo lavorare su queste cose qua. Per quanto riguarda così, forse c'è stata un po' di frenesia da parte di qualche giocatore, come mai questi tanti sbagli su tanti in avanti, ecco così? Come l'hai detto te, forse un po' troppa frenesia, dobbiamo stare più calmi e nella ricerca di fare gioco e movimento ogni tanto con la stanchezza si confonde velocità e frenesia come dici te e cadono i palloni, i palloni persi non è un problema di oggi, è un problema delle ultime partite, abbiamo cercato di fare più gioco e con un pochino più di, ecco, con qualche errore di troppo, dovremmo lavorare su queste cose qui. Li ho visti un po' abbattuti quando sono tornati dentro lo spogliatoio. Normale, è una squadra che quest'anno era abituata a vincere, a Rovigo abbiamo perso di poco, questa abbiamo perso di poco e adesso dobbiamo richiudere il gruppo e lavorare duro, essere sereni e continuare. Nella mischia chiusa si è rivisto qualche problemino come sabato scorso? Adesso non commenterò, abbiamo avuto anche qualche mischia sotto i 22 loro in cui eravamo dominanti e l'arbitro ha fatto le sue decisioni, sono le rispetto, meglio comunque un passo in avanti rispetto a Rovigo, mischia chiusa. Durante la partita abbiamo sentito Gallona che chiamava spesso, no, per preparare e per fare quello che avevate preparato durante la settimana, poi le cose non sono andate come si voleva. Sì, diciamo che poi durante la settimana si prepara una partita e cerchiamo di seguire ovviamente quelle che sono le indicazioni dell'allenatore. Il fatto è che poi quando sei in campo le dinamiche cambiano. Abbiamo avuto grosse difficoltà perché loro hanno fatto veramente una grossa difesa. Ci hanno lasciato pochissimi spazi. Dovevamo però, qualche volta ci hanno lasciato qualche spiraglio, non siamo stati capaci nel coglierlo subito, qualche superiorità numerica, qualche calcetto dietro in più forse poteva darci magari qualche soluzione in più. Complimenti alle Fiamme Oro, dovremo fare un po' di mente locale, chiuderci in gruppo e trovare la soluzione per le ultime tre partite, perché loro si sono avvicinati, noi dobbiamo lottare fino alla fine. E per tenerci il terzo posto e per entrare nei playoff, perché non è comunque così scontata. Ecco, loro tutto sommato hanno fatto una grande difesa e hanno sfruttato al massimo le poche occasioni che hanno avuto. Sì, adesso sono curioso di rivedere la partita perché credo che avranno fatto il 70% di difesa durante gli 80 minuti. E sono anche bravi fisicamente a tenere una... Sono bravi fisicamente, ci hanno stoppato sui drive, ci hanno stoppato sulle mischie e dovevamo forse sfruttare meglio inizialmente le palle che ci hanno regalato in touch, hanno sbagliato all'inizio credo un paio di touch o qualcosa del genere, dovevamo sfruttarle meglio. E complimenti a loro perché hanno sfruttato bene le poche palle in attacco che hanno avuto, comunque le poche palle pericolose che hanno avuto come quella della meta piuttosto che altre due occasioni che comunque hanno trasformato in oro come magari i calci di punizione che poi hanno trasformato, insomma, quindi oggi complimenti a loro, noi dobbiamo lavorare testa bassa, come ha detto prima Ezio, adesso abbiamo 3 o 4 giorni di riposo e poi testa bassa pensando a Calvisano per fare una grande prestazione.
E secondo te la sconfitta di Rovigo può avere influito dal punto di vista psicologico in questa partita? No. Perché vi ho visti molti sbagli, no? Poco controllo. Allora, non ha influito negativamente, perché comunque quando si arriva alla fine del campionato poi il calendario ha voluto che le ultime partite fossero tutte dure. Quindi comunque psicologicamente non ci deve... questo non ci deve pesare, perché altrimenti significa che non siamo pronti per fare i playoff, e questo comunque non è così. Gli errori ci sono, perché nel nostro gioco, dove comunque tendiamo ad esasperare a volte anche il passaggio, l'errore c'è. Ad esempio a Biedana ci è andata bene, perché ci è andata bene, si è visto il nostro gioco con offload, passaggi anche al limite, e ha portato a fare un'ottima partita, un'ottima prestazione. Quindi tendiamo, la nostra filosofia è quella lì. Poi in partite dove magari la difesa è più organizzata, ovvio che si tende a fare l'errore, forse bisognerebbe un po' tornare a fare quadrato per cercare su alcune partite come quella di questa sera di farne di meno, e quindi magari lasciare un po' da parte il bel gioco e essere più efficaci, quello sì, però non tralasciamo il fatto che se siamo arrivati fin qua è perché merito per il nostro gioco, insomma, ecco.